la morte di Mozart, ovvero sono stato io, je suis follement d'impatience, l'imperatore Giuseppe II d'Austria, figlio di Maria Teresa e fratello di Maria Antoniette, adoratore della musica. Sì, purché non gravi troppo sul suo cervello reale. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi Tullio Solenghi, ad Alassio con la sua commedia Amadeus. Tullio, com'è questa commedia? Cosa ne pensi della tournée, di tutto quanto? La tournée è bene perché è uno spettacolo che piace molto, la gente viene, quindi la cosa ci fa piacere. La commedia è un classico, ormai ha circa 40 anni il testo, ed è la storia di Mozart vissuta da chi gli stette accanto, subendone il talento, che era appunto un altro musicista, che era Antonio Salieri. Raccontata dal suo punto di vista, ne è stato fatto un film clamoroso da Milos Forman, che ha vinto 8 Oscar. Il lavoro di noi compositori è mettere insieme la mente di lui, di lei, i pensieri delle cameriere e dei maestri compositori di corte e trasformare il pubblico in Dio. Te? Ho svergognato te. Buona questa. Qui se qualcuno si deve vergognare, caro mio, quella sono io. Ti sei fatto tutte le allieve che hai avuto. Grazie Fräulein. Enchanté, Fräulein. I miei rispetti, eccellenza. E a quando le nozze? Dobbiamo procurarci il consenso di mio padre, che è un uomo meraviglioso, ma per certe cose è un po' ostinato. Avete molte tournée, ho visto che girate tutta l'Italia. Sì, abbiamo circa 3 mesi di tournée, sì, ce l'hanno richiesto un po' dappertutto, quindi abbiamo fatto Genova, Bologna, Milano, poi la Puglia, ritorneremo in Puglia, Napoli e poi anche la Liguria. Prendete nota, Rosenberg, altezza. Sì, comunque molto bene. State facendo progressi. Signori, buonanotte a voi, Fassbinden, venite con me. Ascoltate, amico mio, se volete io posso parlare con l'imperatore e chiedergli di assistere ad una prova. Davvero lo fareste? Sì, non posso giurare che verrà, però posso tentare. Va bene, signori. Buona prova, Mozart. Allora, un saluto a tutti gli amici di TG Evans, da Tullio Solenghi, alias Antonio Salieri, alias l'avversario di Mozart.